siamo del Comitato Genitori Infuriati. Il Comitato è nato alla fine di novembre, primi di dicembre, quando il Comune di Parma ha deciso di ritirare il bando per l'integrazione scolastica. Per cui alcuni genitori di ragazzi disabili si sono uniti per dare voce ai nostri figli che voce non hanno purtroppo, e per cercare di rimediare a questo disastro che stava facendo il Comune di Parma. Il comitato pian piano si è evoluto crescendo, si sono uniti altri genitori sempre di più in forza per cercare appunto di riottenere i diritti dei nostri figli, che a Parma si sono sempre rispettati. Ora il 21 di aprile il Consiglio Comunale ha approvato all'unanimità il bando per l'integrazione scolastica, però a più di un mese di fatto non è ancora stato pubblicato. E quindi noi ci chiediamo cosa sta succedendo e perché di questa cosa, anche perché l'assessore Rossi la sera stessa del Consiglio Comunale ha detto pubblicamente in una trasmissione televisiva che il bando era pronto da 2 settimane, e quindi vogliamo sapere perché non è ancora stato pubblicato.